Buonasera. Ciao, buonasera, sei emozionata? Sei E emozionata? anche te non hai visto No, non ho visto niente. niente perché c'avevo il microfono davanti. Aspetta. Siamo qui a Cultur con un collega di staff che è Riccardo Belandi, detto I Belandi. Buonasera, io sono il detto alla pratese i Bellandi. I Bellandi, e però ti devo raccontare un aneddoto. Io una sera sono andato a un ristorante brasiliano, ho telefonato, ho detto buongiorno, mi fa un tavolo. 5 persone, signor Bellandi. Io arrivo lì, mi guarda la lista, una brasiliana mi dice: no, non c'è. Come no? Legge, guarda, abbiamo Bellangi, ma Bellandi non c'è. E dico: guarda, e può darsi sia io perché chiamo. Va a sentire quell'altro, dice: ha chiamato un Bellangi. Sì, ecco, ero io, e mettono in posto. Ecco, E questo ascolta, sì. oggi hai detto che oggi facciamo allora una partita amichevole Allora, oggi facciamo una Italia-Brasile. partita amichevole. Brasile, questa partita Scelto te. però non va bene andare con la No, ma io coroncina non anche. voglio in questa, No, io l'hai voglio scelto andare su te. mio Guarda. Facebook, non su questo della Ok. radio, dai. Beh. Allora metti il tuo. Ora metterò il mio, no, metto Vai. qui il mio. Scusate, ma esco dalla pagina della radio e vado sul mio e non mi piace questi fiorellini che... Belandi, Sì. allora comincio io Comincia con te. l'amichevole. Comincia te con l'amichevole, vediamo che canzone ci proponi e poi io replicherò con la mia. Ok, allora io propongo un Sì. classico della musica brasiliana con un grande della musica brasiliana, il grande Tim Maia, e la canzone è Aquarela do Brasil. Bene? Bene, si ritorna lui. E Allora. questa qua è stata Aquarela do Brasil. Siamo qui a Cultur con Riccardo Belandi, detto I Belandi. Bellandi, a te ha messo una canzone Classica. classica brasiliana. È Esatto. quella canzone che me la mette sempre per l'ultimo dell'anno, vero? Io tutte le scene dell'ultimo dell'anno c'è questa, vero? Oh. No, non è vero. Se Questa brasiliana? Assolutamente si no. fa anche il trenino con questa, Ah, quella lì è mais que nada, quella No, conosci no, no, te. qui, no, qui il treno non si fa con questa qui. In Brasile non lo so. Bene, allora Vabbè. io ho trovato con un classico della canzone italiana, il top della canzone Che italiana. io so che ti piace. Tutti quelli che ci invitano quando io vado nei paesi dell'est, Sì. tipo Austria, Germania, mi dicono: ma Toto Cutugno, lo conosci? E allora, avanti con Toto Cutugno, lasciatemi cantare. Cantare con la chitarra. Oh, E insomma, questa mi allora piace ti molto. piace molto, lo Sì. conoscevi questa? Sì, perché avevi già proposto questa canzone quando hai fatto il programma insieme a me e Beatrice, la Esatto, Super però queste Mix. sono le canzoni che non tramontano mai. E certo, questa qua è molto amata in Sì, Brasile. e quindi? Da tutti i discendenti di italiani in Brasile. Oh. Quindi Toto Cutugno, lasciatemi cantare alla grande, Perché gli eh? italiani cantano, sono un po' come i brasiliani, vero? Sì. Siamo simili, C'hanno dai. questa vena allegra, vero? Sì, C'hanno questa vena allegra, sì. noi più di voi, ma vabbè. No, ora perché allora devi sapere, il clima condiziona molto, il clima condiziona molto, No, non dire così. Anche qui in Italia abbiamo un'estate tremenda, quindi che Caliente. vuol dire? Vabbè. E che ci proponi? Via, un'altra canzoncina. Si va avanti adesso con rock brasiliano, Vai. rock anni 70, 80. Questo è più anni 70, fine anni 70, Oh, ho eh? capito. Rock puro. Sarebbe i giardini della Babilonia. Jardins da Babilonia. Rita Lee. Oh, bene, Eccoci questo è qua. com'è un rock, parliamo Questo è anche un sì, ma rock. Questo è rock sì. brasiliano, puro. Parliamo un po' di cultura, modo di vivere vita in Brasile e vita in Italia. Ok, va bene. Ci Allora, sto. cittadino normale italiano, salsa e va al bar a fa colazione. Avevo capito salsa, ho detto Si no, alza, salsa. no, sono pratese, si alza dal letto Ok. e va al bar a fa colazione perché si deve leggere il giornale prima di andare a lavorare. E in Bene. Brasile si fa. In Brasile è più o meno la stessa cosa, ma la colazione non è al bar, è a casa. Non abbiamo la cultura della colazione ai bar. Però al bar è il luogo d'incontro e te parli della partita giocata di calcio della sera, e
Sì, parli delle donne, hai incontrato in discoteca, no, parli no, di tutto. In Brasile no, la mattina no, in Brasile la cultura del bar è più dopo le 5:30, le 6, dopo lavoro. Allora si fa colazione con la moglie e i figli, sì. Se tutti hanno lo stesso orario, ma se uno si alza alle 6, uno si alza alle 9. Fa la colazione da solo a casa e poi va a lavoro. Bene, allora quindi la cultura del bar della mattina non c'è, quindi... No. Quindi, già comincia con una differenza. Quindi, italiani, se andate in Brasile e dovete aprire un bar, aprite da l'una in poi, perché no. la mattina No, c'è chi fa la colazione nei forni, diciamo sì, così, però sì, è più una cosa di fine settimana, non della settimana. Ho capito, va bene. Va bene, allora io ora parto con una canzone, e questa è la canzone più popolare che abbiamo in Italia. D'accordo. Una canzone... che tutti la conoscano, quando la sentano tutti si alzano. Okay. Quest'anno purtroppo non verrà messa, poi te lo spiego dopo. Ah. E questo non prima... verrà messa dove? Ora la ascolti, capisco. E poi capirai subito. D'accordo. Sentito la canzone, questa sì. È la canzone, come ti dicevo di anzi, quest'anno ai mondiali non la sentirai. Che peccato, però. Siamo tutti tristi con questa cosa. Perché l'Italia, vedi, i classici del calcio, Italia-Brasile, quante belle nottate passate. È vero. Ti ricordi l'82? Quest'anno nell'80, se mi ricordo nell'82. Io ero piccolina. Io insomma. Andavamo un po' a giro queste bandiere nell'Italia, avevo la 500 con la bandierona a sventolare. Ascolta, tornando alla colazione. Allora, no, andiamo piano piano, facciamo la giornata piano piano. Okay. Tanto noi italiani ci alziamo, si va al bar, si fa colazione. Giusto. Il problema nostro del bar, della colazione, è solo questo. Caffè. Ecco. Alto, basso, macchiato, fate un casino. 7-8 tipi, sì, esatto. Con latte, senza latte, con la soia, senza soia. Beh, Questo è il problema principale della colazione al bar della mattina per noi italiani. È il problema dei baristi, direi, no? Perché, nel senso, arrivate lì e c'è chi chiede in una maniera, che chi chiede in un'altra, sì, poveri baristi. Sì. Comunque in Brasile noi abbiamo la tendenza a fare una colazione più salata, prima di tutto. Non troppi, come si dice, troppi brioche. Panino e salame. No, però formaggio, pane salato, quello sì. Ah sì. Sì. Cioè una colazione salata. È più salata. No. Noi siamo, meno dolce. Noi siamo più dolci, noi italiani siamo più dolci. Abbiamo qualche italiano che c'ha anche ancora la moglie che gli porta la colazione a letto. Sì. E poi quello salse va in bar uguale, perché fa doppia colazione, anche due volte. Ma senti, tu sei magro. Perché la mattina fa colazione, prendo solo il caffè. Solo il caffè, perché i pezzi dolci qua non mi piacciono. Ma invece dicono che se deve fare una colazione abbondante, fa bene. Chi l'ha detto? Non so, dicono quelli che... Lo faccia, chi l'ha detto, scusa. No, quelli che badano a questa cosa della dieta. Sì, della... no, io sento. Io sto bene così, poi quello facciano loro, bene? Va bene. Poi andiamo dalla colazione, poi andiamo al pomeriggio, al pranzo, però intanto ascoltiamo una canzone delle tue. D'accordo, e questa mia, allora, è una canzone ciao Enrico, realtà. Enrico è stato ieri sera, ciao Enrico. Presidente dell'Arci, ciao Enrico. Ciao, ciao. Siamo ti aspettiamo sempre a braccia aperte a questo circolo. Ora si parte con una canzone brasiliana che però è anche, c'è anche la versione italiana, d'accordo? Che tutti conosciamo qui in Italia. Io prima presento, faccio un pochino della versione brasiliana e poi si passa alla versione italiana. Posso? Ah, certo. Posso far vedere anche... Siamo qui apposta. Guarda, c'è il mio amico Michele, ti saluta. Grazie. E l'ho portato me in Austria. Ah. Siamo andati 4 giorni a bere birra, Michele? Bravi. Ora, avanti. Partiamo con questo, anche questo è un classico, d'accordo? Sì. In Italia si chiama Filho Único, in Brasile Trem das Onze. Ecco, bravo. Di questa canzone?
Certo, sei migliore. Allora ti propongo. Sono figlio unico, Pasqualino Du. Pasqualino Du. E allora sentiamo un po' di Pasqualino Du. Ecco, mettiamo con Riccardo Del Turco. Bene, siamo in diretta con Pasqualino Du. Pasqualino Du. Ora questo Pasqualino. Un figlio du, unico. Che... Sì. Vabbè, dai, Pasqualino Du ha inventato Riccardo Del Turco, sì. Perché in realtà nella canzone brasiliana non c'era, c'è, c'è Pasqualino. Non c'è Pasqualino. No. Senti, allora siamo al bar. Ok. Bene, poi non si va a lavorare. Voi andate a lavorare? Sì, un po'. Sì. Sì. Ma, sì, vabbè. Questa cosa che il brasiliano non lavora non va bene. Noi andiamo a lavorare. No, non è vero. Non so per l'addio. Noi andiamo a lavorare. Andiamo a lavorare, ognuno fa il suo lavoro, no? Uh-huh. Però dopo quell'oretta di lavoro bisogna andare in bagno e andare a prendere un caffè un'altra volta. O alla macchinetta, quindi l'italiano ancora va a prendere un caffè durante l'intervallo del lavoro, di solito. Poi c'è chi beve la birra, chi beve il succo di frutta, chi beve... E in Brasile? In Brasile non lo so, sono tanti anni che te manchi, e poi bisogna dire che io non ho un lavoro così da ufficio, ho capito. No, sono un insegnante. Va bene, ma anche l'insegnante durante l'ora della ricreazione possiamo prendere il caffè, però non è come qui in Italia che se arriva al bar e si dice no, ci sa una gamma di caffè, quello lungo, quello corto. No, ma ora no, sugli ambienti di lavoro c'è la classica macchinetta o le cialde, che di solito o a gettone, però dove facciamo il caffè a modo nostro. Sì, lo so, il caffè alla brasiliana. Allora noi ci prendiamo questo caffè, si va in bagno e poi si ricomincia a lavorare, okay. Fino alle ore una. L'una, poi ve lo dirò dopo. Intanto una canzone che questa per l'Italia, te come va in Germania, ti fanno spaghetti e mandolino. Cioè noi siamo spaghetti e mandolino e la mafia. Dice che ancora è così? Sì, ancora è così. Guarda, ci sono tornato ora. Sono tornato, sì, e la canzone c'è tanto di più in Italia. E si è avvicinata una ragazza quando eravamo a mangiare in una pizzeria, uh-huh. E ci ha detto: a me mi piace questa canzone. Uh-huh. Eccola, ve la faccio sentire. Del volo, si chiama, che è una bellissima interpretazione di questa canzone. Oh, che bellezza! Yes. E di fronte a questa interpretazione, se si faceva, non era un amichevole, già vincevo 1-0. Già vincevo 1-0, Stai giocando pesante. Sì, perché questa canzone in tutto il mondo è una delle più ascoltate canzoni italiane. È vero, poi hai scelto già due canzoni, cioè togliamo Lino. Lino è quello, Lino è il nostro biglietto da visita. Però hai scelto due canzoni che sono molto amate dai brasiliani in Brasile. Dai brasiliani figli e nipoti di italiani. Quindi alla grande Ibelandi, qui a Culture. Sì, ma te dovevi presentare qualcosa, vero? Io devo presentare il mio libro. E allora presentiamolo. Presentiamolo. Il discorso del mio libro è che parlerò più su Facebook, perché parlerò in portoghese, capito? Voglio dire solo che sto andando in Brasile. Oggi è l'ultima puntata di Culture. Prima delle mie vacanze parto in Brasile e porto il mio libro, un libro per bambini, da presentarlo là. Ma dopo dico su Facebook in portoghese. Ah, ho capito. Ah, ho capito. E quindi allora te parti, vero? Ora te parti. Ci lasci? Ci lasci. Per un mese. Ma io ti terrò il posto qui alla tua trasmissione. Per favore. Sera. Mi stai dicendo che tu vieni? No, io non vengo, ma io farò guardia a quest'ora della radio. Ora ci siamo. Però non è solo musica brasiliana. Dobbiamo dire che qui alla radio abbiamo il programma di musica brasiliana e italiana. Con Beatrice. Quindi, esatto, sì. Che è Super Mix. Il Culture invece è musica internazionale. Mm. Quindi se tu mi tieni posto devi mettere un po' di tutto. Ok, ci penso io. Bene, allora aspettiamo una tua prossima canzone. Vado avanti con una canzone che parla un po' di carnevale. Parla un po' di carnevale e dice che vuole andare con il gruppo per la strada durante il carnevale. Questo è Márcio De Camilo, un'interpretazione di una canzone... È una canzone classica e questa interpretazione è giovane, è nuova e mi piace tantissimo.
Eu quero é botar meu bloco na rua. Márcio De Camilo com Eu Quero É Voltar Meu Bloco Na Rua. Sto giocando qui questo amichevole con i Belandi, però i Belandi gioca pesante. Allora, intanto c'ho un'età un po' più oltre la tua. Non io... sei tanto più grande di me. Caro. Ah, lasciamo no, non lo tocchiamo questo tasto. No, vabbè, per me. Noi allora siamo arrivati anche. L'importante è portarli bene. Sì, okay? Quello è... Allora, questa è la frase per far coraggio alle persone anziane. No, faccio coraggio a me. Dice, stessa. No, tu sei anziano, però tu li porti bene. È così, no, vabbè. Faccio coraggio a me stessa, fidati. Allora io ti ho scelto un'altra canzone, un altro classico italiano. Già visto. È un classico italiano che l'hanno fatto in tutte le lingue, ce l'hanno fatto in tutte le lingue, anche in Brasile. L'ho ascoltata io in brasiliana e l'ho ascoltata anche in tedesco. Comunque questa è la versione originale, ve la faccio ascoltare. Non si ascolta? Oh, non si ascolta. Come mai? Non si ascolta. Perché... Domenico Modugno. Vado con la mia? Sì. Tu giochi con i classici, invece gioco con cose più moderne, più attuali. E queste sono Tribalistas, Passa in casa. Canzone. Io non la conoscevo. Tribalistas, no? Ma tu non conosci niente di brasiliano? No, dai. No, io no, di brasiliano non conosco. È vero, questo è vero. La cultura brasiliana io non la conosco tanto. Noi dovevo chiedere anche permesso a Beatrice, perché oggi si sta facendo un amichevole qua, sì. Quando in realtà Super Mix è che il programma Italia-Brasile. Sì, sì, no, vabbè, va bene, ma ora si sta parlando delle nostre nazionalità. Certo, ora io voglio mettere una canzone, perché tu sai che l'Italia ha il sud Italia, no? Allora, un classico, è una ballata classica del sud Italia, no? Tarantella. È una tarantella, no? Napoletana. Che la voglio dedicare a tutti i miei amici napoletani che ci stanno ascoltando. Tutti i tuoi amici napoletani in Austria. Esatto. No, a Prato. Bene, mettiamo questa bella tarantella napoletana, almeno si balla un pochino. Ehi, amici! Canzone, è bella canzone. Siamo andati un po' a spaziare nel sud dell'Italia. Sì, ti piace andare al sud per quanto riguarda sì, la musica? Io a me mi piace il sud dell'Italia, a me mi piace. Tu mi stai obbligando adesso a mettere un samba, perché sì. Non è possibile così. Io avevo preso delle canzoni più, diciamo, più attuali. Ma... E invece sei per i classici, ma allora... Certo, bisogna che metta qualcosa rappresentativa del Brasile anch'io. Beh, no? Allora noi stiamo aspettando la tua canzone rappresentativa. Sentiamo un po' di samba con Chico Buarchi. C'è non la batteria del mio telefono, mi sta salutando la manina allora, fino a che... Se un video ci abbandona. All'improvviso date la colpa alla batteria. Che peccato, però siamo sempre sulla pagina di Radio Canale 7. Esatto, Radio Canale 7. Facebook. Abbiamo due video in diretta oggi, quello di Belandi e quello di Radio Canale 7. Bene, andiamo avanti. Ok, vai con Chico Buarque, vai passare un samba, sambinha. Via con la samba, Che classe, i Belandi! Noi siamo nati in mixer e samba, si dice il samba, non la samba. Perché? Non so perché, ma è il samba, è maschile. Noi diciamo o samba, quindi. Volevo dare fare un annuncio, che il 2 di aprile qui, cioè presso il circolino dove siamo, no? Dove c'è Radio Canale 7, comincia il corso di portoghese. E quindi a Prato, a Grignano, in via Onorato Bambini. Onorato Bambini numero 16, è l'associazione Super Mix. Sì. E i corsi di portoghese per tutti i livelli, grammatica, conversazione, lettura, video, insomma, molto divertente, ottima insegnante. Sì, quello di sicuro, ma... orari diversi, prezzi eccellenti. Sì. E come si fa per prenotare? Allora, se mi voglio prenotare, come si fa? Iscriversi. Per iscriversi www.supermix.it. Sì, e se non hai computer? Se non hai computer, chiama Radio Canale 7. Ma tutti i computer a casa. Penso che devi venire al Circolo Cherubini. Oh. Bravo. Da lì poi ti daranno spiegazioni per segnarsi. Ma pensate... Tatiana, gli orari serali? Oppure pomeriggio?
orari sono diversi, orari, perché c'è mattina, c'è pomeriggio e c'è sera, due giorni a settimana. Quindi accontenterete tutti. Certo. Bene, e bene, bene. Così almeno impariamo il portoghese e poi dopo non rimane altro che a fare il viaggio in Brasile, Riccardo. Sì. No, ma io comunque ci andrei anche senza sapere il portoghese. E capire anche un po' di canzoni brasiliane. Perché io dalla mia esperienza di viaggi, no, io mi sono ho scoperto una cosa. Mm. Che te vai all'estero, te vai con soldi e non hai la lingua, ti capiscano tutti. Te vai senza soldi, non ti capisce nessuno. Non so come mai, perché il allora linguaggio universale è il soldo. Linguaggio universale. Io ora... l'italiano si fa capire, sì, l'italiano lo so. Anche senza soldi si fa capire, almeno in Brasile. Sì. Ovunque. Bene, allora io passo una canzone nostra, è una canzone classica che questa, per gli amanti del ballo. Ah, no, non ci credo! Sì, Non può essere questo con me, sta vincendo la Napoli. Che musica, vinco 4-0, era che tempi. Guarda, non sei stato per niente cavaliere te, hai vinto come sia la grande, sono Bellandi, sono cavaliere. Quando deve disputare un qualcosa, i Bellandi un conosce. Guarda, ho giocato pesantissimo, poi a casa classe, mia. A casa mia. È venuto qui a Cultura e ha sparato molti di classici. Quindi vorrà dire che che il sabato mattina dovrà invitare Tatiana a giocare all'esterna, giusto? Mamma, io parto. Allora no, solo al ritorno. Allora, sì. Direi, allora aspetto, Bellandi. Sì, allora, dato che siamo in chiusura, sì. Vuoi fare una canzone tipo la foglio una finale? E salutiamo tutti, palla al centro, facciamo... siamo nei minuti supplementari. Oh, siamo nei supplementari, quindi minuti chi supplementari, prima marca, non andremo ai calci di rigore. Abbiamo 4 minuti supplementari, magari se si va poi si sfuma e poi si va tutti d'accordo, via. Bene. Ora che si fa? Simonetta, abbiamo la seguente ospite. Aspetta, io ho una proposta. Si può fare una canzone che è metà in portoghese, metà in italiano. Vabbè. Fabio Concato e Anna Flora, brasiliana, bravissima. Fabio Concato, è quello senti. Io quando della domenica bestiale. Quando mettavo sempre. Della domenica bestiale. Quanto mi rilassa il stomaco a me. Dai, ma a me mi rilassa. Io propongo una canzone carina. La t'addormenta, rilassa. A me mi rilassa. Posso allora mandare certo. A Rosinha, Rosalina. Sì, però se non ti mandi il volume, te non ce la mandi. Rosinha. Allora, si ritorna in diretta con questa bella canzone italo-brasiliana, ma supponendo perché si rimbomba, me la diceva mia nonna, qui tu rimbombi invece. Ok, bene, non si rimbomba più, bene. E siamo già in chiusura. Siamo in chiusura, allora io metterei un classico delle mie serate, quando devo fare le serate, no? Allora, che a me è un'ora che piglia sonno, mi metto a concato e mi piglia sonno. No! Sì, no, te lo dico io. Allora, deve trovare qualche canzone perché la gente... smetti di ballare, perché se tutti li a ballare non smetta mai, le due, le tre e queste ballano, allora io ho il mio cavallo di battaglia che metto sempre, una classica canzone italiana che garba a tutti, perché appena metto questa tutti smettono di ballare. Oramai lo conosco, ma lo conosco, io metto questa. È un segnale. Sì, smettono di ballare? Sì, ascoltiamola. Bene, bene, si rimbomba sempre, ora non si rimbomba più. Bene, allora. Ci siete divertiti? Col mio 4-1. 4-1, niente capito. Col mio 4-1 si chiude la serata, io. Io ti ringrazio. Grazie a te. Buon viaggio. Mentre noi saremo qui col freddo. Sì, io sarò al caldo. 40 gradi. E noi la sturba che ma torno, fine cominciano i noi ti aspettiamo. Il tour ritorna nell'ultima settimana di marzo. E vi saluto. Grazie. Portaci un po' di sole del Brasile. Ok. Il sorriso. Vi saluto anch'io. Vi aspetto sabato mattina dalle 10 a mezzogiorno con la Simona Bruni. Il nome della trasmissione. Non sono Stelle. Non sono Stelle, io la Simona Bruni dalle 10 all'11. Si parla di Stelle, Gossi. E poi abbiamo messo una cosina nuova. E che non puoi dire? No. Una sorpresa. No, è una cosina nuova. Allora sabato dalle 10 a mezzogiorno. Non solo Stelle. Arrivederci. Grazie. Ciao.